Si dice che il principe Harry e Meghan Markle inizialmente sperassero di portare i loro figli nel Regno Unito per la seconda volta nel 2022, ma gli è stato impedito di farlo. Secondo quanto riferito, il principe Harry e Meghan Markle avevano un desiderio per il principe Archie e la principessa Lilibet prima che la tragedia colpisse la famiglia reale. Si dice che la coppia inizialmente volesse portare i propri figli, allora di 3 e 1 anno, nel Regno Unito per la seconda volta nel settembre 2022. La famiglia aveva già fatto un viaggio nel Regno Unito 3 mesi prima, nel giugno 2022, per il giubileo di platino della defunta regina. Secondo la pagina 24 dei documenti relativi al governo del recente caso giudiziario del principe Harry, che ha perso all'inizio di questa settimana, il duca e la duchessa di Sussex stavano programmando una visita tra il 2 e l'11 settembre 2022. La visita di questa famiglia di 4 persone era inizialmente in programma, ma a causa delle decisioni prese dall'RAVEC, Comitato Esecutivo Reale e VIP, che coordina la sicurezza tra la Casa Reale, la coppia alla fine ha partecipato da sola, senza i loro figli. La loro visita, che inizialmente doveva durare solo 10 giorni, durò un po' di più a causa della morte della defunta regina Elisabetta II, l'8 settembre. La coppia prolungò il viaggio, ed entrambi parteciparono ai funerali di Stato il 19 settembre.